Ti trasporta dove
Pope Francis. We have a special welcome from children around the world. Are you all ready to do our special I Can Dance for the Pope? Come on, everybody, on their feet, let's go! Buongiorno. Santo Padre, oggi siamo qui con migliaia di ragazzi da 43 paesi in rappresentanza di 4 continenti, America, Africa, Asia ed Europa, accompagnati dai loro educatori, educatrici, docenti, genitori, bambini, bambine, ragazze e ragazzi con storie, situazioni molto diverse tra di loro, ma che hanno fatto una scelta comune. Tutti hanno accolto la sfida urgente che lei ci ha lanciato nell'enciclica Laudato Si. Proteggere la nostra casa comune, unendosi tutti nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale. Grazie, Santo Padre, per la fiducia che ha riposto nelle nuove generazioni. I giovani ci dicono che le cose possono cambiare. Il nostro slogan è io posso. Noi possiamo collaborare per costruire la nostra casa comune. Abbiamo coscienza che il ruolo dei genitori, degli educatori, dei docenti è fondamentale, ma abbiamo bisogno del suo sostegno e della sua preghiera, perché nel mondo, nell'ordinarietà, sono tante le problematiche che dobbiamo affrontare e non sempre siamo coraggiosi. Ci rendiamo conto che il primo esempio è quello di essere adulti significativi e che innanzitutto dobbiamo cambiare e contrastare le ingiustizie, l'emarginazione, l'indifferenza, il degrado ambientale. Solo così saremo dei veri educatori. Abbiamo accolto con gratitudine il rinnovato appello che lei ci ha rivolto il 12 settembre scorso, ricostruire un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale e a un nuovo umanesimo, al fine di affrontare le sfide di un mondo in continua trasformazione e attraversato da molteplici crisi. Ci stiamo preparando al 14 maggio 2020 e oggi le diciamo che vogliamo essere capaci di silenzio, di ascolto, di dialogo e di gesti coraggiosi. I giovani esigono da noi questo cambiamento e i giovani ci stanno a cuore. La presenza oggi di questi ragazzi, che con la loro creatività hanno realizzato dei progetti capaci di portare un cambiamento nel modo di affrontare la realtà, ci incoraggia a non mollare. Noi, educatori, Santo Padre, oggi le diciamo che vogliamo impegnarci ad essere vero esempio di cambiamento nelle nostre relazioni sociali e nei confronti dell'ambiente. I ragazzi le dicono che vogliono continuare ad ispirare, ad avere un impatto sul mondo attraverso progetti di cambiamento efficaci, effettivi, mettendo a frutto la loro creatività, che sa sempre stupirci. Grazie, Papa Francesco. La sua presenza ci stimola a guardare con speranza al futuro. Chiediamo tutti, grandi e piccoli, la benedizione affinché lo Spirito Santo ci illumini e sostenga in questo nostro impegno educativo a prenderci cura della casa comune. E insieme le diciamo, I can, io posso, noi possiamo. Grazie, Santità.
Now it's time for a really special performance. È Billy Elliot sul palco, un personaggio che lotta per raggiungere i suoi sogni, mostrando il potere I can in ogni passo che fa. È colui che interpreta il personaggio del piccolo Francisco nel film Fatima, che uscirà il prossimo anno. Date un benvenuto a Jorge Lamelas. Santo Padre, c'è un dono che i ragazzi, in rappresentanza delle cinque nazioni, vorrebbero porgerle. Si tratta di un oggetto semplice, una trapunta, ma ogni quadrato è stato posto da una delle 43 nazioni rappresentanti, un modo per avvolgere le persone senza nessuna distinzione.
Cari ragazzi e ragazze, cari insegnanti e cari genitori, vi saluto tutti e vi ringrazio di essere qui oggi al termine del vostro incontro mondiale. Ringrazio in particolare la Presidente della FIDAE per le sue parole di introduzione. Mi piace vedere il vostro impegno quotidiano, la bellezza in azione, una bellezza formata dalla condivisione di tanti piccoli gesti. Mi viene in mente l'arte del mosaico, in cui tanti tasselli vanno a integrarsi per formare un'immagine più grande. Visti da vicino, quei pezzettini di pietra sembrano non avere significato, ma insieme creano una visione stupefacente. Nella nostra tradizione ebraica e cristiana, la bellezza e bontà sono legate, sono inseparabili. Ad esempio, nel libro della Genesi si legge che Dio nella creazione separa i diversi elementi del mondo, la luce dalle tenebre, la terra dalle acque, popola la terra di vegetali e animali e quando è tutto pronto crea l'uomo e la donna. Al termine della creazione di ogni cosa si legge Dio vide che la cosa era buona e per l'uomo e per la donna Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. Il termine buono in ebraico ha un valore molto esteso e si può tradurre non solo come buono ma anche come armonioso. Si tratta di un'armonia polifonica fatta di bellezza, di bontà e di condivisione. Il creato ci stupisce per il suo splendore e per la sua varietà e nello stesso tempo ci riporta con i piedi per terra, facendoci comprendere quale sia il nostro ruolo nel mondo di fronte a tanta grandezza. Quando guardiamo con stupore e ammirazione il cielo e le stelle, o di fronte al mormorare di un ruscello con le sue acque limpide, la nostra mente è portata a contemplare l'autore di tanta bellezza, un tesoro donato al genere umano che a sua volta lo deve coltivare e custodire. Nelle Sacre Scritture, quindi, c'è una strettissima relazione tra bello e buono, tra bellezza e bontà intesa come servizio per gli altri. Come Dio ha messo a disposizione gli esseri umani e l'opera della sua creazione, così gli uomini stessi trovano la loro piena realizzazione dando vita a una bellezza condivisa. Siamo di fronte a una chiave dell'universo, da cui dipende anche la sua sopravvivenza. Questa chiave è il disegno di alleanza di Dio. Si tratta di riconoscere l'intenzione che c'è scritta nella bellezza del creato, cioè il desiderio del creatore di comunicare, di offrire un meraviglioso messaggio a chi lo può interpretare, cioè noi esseri umani. Non dobbiamo illuderci di poter sostituire una bellezza irrepetibile e non recuperabile con un'altra creata da noi. Non possiamo correre il rischio di Prometeo. Forse avete già sentito la storia di questo giovane che, seppure in buona fede, vuole diventare quasi una divinità. Vuole sostituirsi a Dio. A volte anche noi, senza accorgercene, cadiamo in questa tentazione quando il nostro io diventa il centro di tutto e di tutti. Invece, cari amici, questo vostro progetto, ispirato all'enciclica Laudato Si, dice giustamente che non possiamo essere noi stessi senza l'altro e senza gli altri. Non dobbiamo farci ingannare e cadere nella trappola dell'esclusività. Voi avete capito che io posso deve diventare noi possiamo insieme.
insieme è più bello e più efficace. Io posso, noi possiamo, insieme. Insieme, certamente, con gli insegnanti. Un cordiale saluto e ringraziamento a tutti i docenti che accompagnano con il loro prezioso lavoro questo progetto. Insieme ci stiamo preparando al Patto Globale sull'Educazione e all'evento che avverrà a Roma il prossimo 14 maggio 2020. Siamo tutti chiamati a costruire un villaggio globale dell'educazione. È bella quella parola. Un villaggio globale dell'educazione. Com'era la parola? Un villaggio? Io non sento bene. Adesso va bene. E dove, in questo villaggio, dove chi lo abita genera una rete di relazioni umane, le quali sono la migliore medicina contro ogni forma di discriminazione, violenza e bullismo. In questo grande villaggio l'educazione si fa portatrice di fraternità e creatrice di pace tra tutti i popoli della famiglia umana e anche di dialogo tra le loro religioni. Insieme, naturalmente, con i genitori. Questo è decisivo per il successo delle vostre iniziative. I genitori non solo contribuiscono alla realizzazione finale, ma nello stesso tempo partecipano al progetto educativo attraverso un bel confronto fatto di curiosità e novità. Anche noi adulti possiamo imparare dai ragazzi che, per tutto ciò che riguarda la protezione della natura, sono all'avanguardia. Grazie alle mamme e ai papà per il loro contributo e il loro paziente sostegno. Cari ragazzi e ragazze, vedo in voi una fiducia coraggiosa. Sì, la fiducia è il coraggio di un progetto di miglioramento ambientale e sociale che si fa concreto, un progetto che possa lasciare un'impronta. Avete fatto una scelta giusta, avete distolto lo sguardo dallo schermo del cellulare e vi siete rimboccate le maniche per mettervi al servizio della comunità. E avete messo anche i cellulari al servizio di questo impegno. La creatività e la fantasia hanno reso le vostre iniziative ancora più interessanti. Avete dimostrato che la sola intelligenza artificiale non è in grado di dare quel calore umano di cui tutti abbiamo bisogno. Ricordo ancora quando, durante il sinodo dei giovani, due bambine hanno presentato passo dopo passo le attività del vostro progetto. E quello che mi fa tanto piacere, vedendo i vostri occhi sorridenti, è che avete preferito la solidarietà, il lavoro comune e la responsabilità a tante cose che il mondo vi offre. In effetti è così. Certe cose ti divertono per un momento e poi basta. Invece questo impegno insieme ti dà una soddisfazione che rimane dentro. Questo è anche il frutto di un metodo educativo che coinvolge la testa, le mani e il cuore, cioè le nostre diverse dimensioni, che sono sempre connesse tra loro. Ecco perché mi sembrate più felici di chi ha tutto e non vuole dare nulla. Voi siete più felici di coloro che vogliono tutto e non danno nulla. Soltanto attraverso il dare si può raggiungere la felicità. Grazie. Vi ringrazio per la vostra visita e di cuore vi benedico. Grazie. E adesso, in piedi tutti, in silenzio, preghiamo.
uno per gli altri, tutti, dal nostro cuore la preghiera. E chiediamo al Signore, chiediamo a Dio, ci benedica tutti. Amen. Non abbiamo un pianeta B.
Together we can, I can, you can, together.